La politica deve tenere lontano personaggi legati alla criminalità. L'azione di contrasto delle istituzioni non basta. La criminalità è un problema di tutti. L'ex procuratore nazionale antimafia, attuale eurodeputato del PD Franco Roberti, è arrivato questa mattina in tribunale ad Avellino per portare la sua solidarietà al procuratore aggiunto Vincenzo D'Onofrio per le minacce ricevute. La politica deve recidere il legame con la criminalità, ha detto. Conosco la realtà criminale di Avellino e so che ci sono clan camorristici molto strutturati e molto pericolosi, che abbiamo sempre contrastato e combattuto con efficacia e con buoni risultati. Normalmente non bisogna mai abbassare la guardia, come si dice in questi casi, quindi bisogna continuare l'azione di contrasto. La politica dovrebbe recidere i propri rapporti con le organizzazioni criminali quando questi rapporti purtroppo si registrano, perché talvolta si registrano. Quindi è compito della politica fare pulizia, è compito della politica tenere lontani, diciamo, dalla politica soggetti che rappresentano, diciamo, il mondo della criminalità, come purtroppo non sempre è avvenuto anche in questo territorio. E quindi, diciamo, l'azione di contrasto giudiziario e investigativa è fondamentale, è necessaria, ma non è sufficiente. Ci vuole l'azione politica e ci vuole, diciamo, la presa di coscienza di tutta la società civile che la criminalità organizzata è un problema di tutti, perché inquina l'economia, inquina le istituzioni, blocca lo sviluppo, blocca la crescita democratica del paese ed è un danno per tutti.